Oggi preparo il ciambellone alla zucca, un delizioso dolce per la colazione. Allora, gli ingredienti che ci occorreranno sono uova, farina, zucchero, zucca grattugiata cruda, olio di girasole, lievito per dolci, sale, arancello, un pizzico di cannella, gocce di cioccolato e scaglie di cocco. Per prima cosa montate le uova con lo zucchero e il sale fino a quando risulteranno chiare e spumose. Unite poi l'olio a filo continuando a montare. Aggiungete la zucca grattugiata cruda e amalgamate bene sempre con le fruste elettriche a bassa velocità. Unite la farina setacciata con il lievito, la cannella e l'arancello. Io userò l'essenza di arancio. Infine mettete l'impasto nello stampo. Io userò il fornetto Versilia. È un po' malconcio, ma cucina benissimo. Decorate con le gocce di cioccolato fondente e le scaglie di cocco. Iniziate cucinando sul fornello più piccolo, prima a fiamma media per 5 minuti, poi bassissima per 25 minuti e infine a fiamma medio-bassa per circa 30-35 minuti. Altrimenti cuocete il dolce in forno a 180 gradi per circa 35-40 minuti. Despite all, you're my best friend. There's a new day that will come again tomorrow. Amiche, buongiorno e ben ritrovate in un nuovo video. Allora, sono contenta di essere riuscita a registrare qualcosa. Spero solo di riuscire a mandare online in settimana questo video perché ci tengo tantissimo. Praticamente io l'ho registrato solo ed esclusivamente per ringraziarvi davvero di cuore per tutti i commenti che mi avete scritto sotto il penultimo video. Non so, io ero arrivata mi sembra a 350 e poi adesso mi sono persa. Comunque io sto continuando a leggerli tutti uno ad uno e praticamente poi io mi sono messa a leggerli tutti uno dietro l'altro e quindi non mi sono più neanche resa conto che avevo smesso di rispondere. Devo dire che mi avete scritto delle parole bellissime, tra l'altro non semplici commenti, ma dei veri e propri poemi. E quindi niente ragazze, io vi ringrazio dal profondo del cuore. Io penso di avere la community più bella di tutta YouTube. Non lo dico così perché per vantare me stessa, perché veramente siete voi, siete il massimo proprio. E quindi vi ringrazio davvero. Io ringrazio tutte le persone che ci sono sempre sotto ogni video,
anche semplicemente con un ciao Katia, praticamente è come se io vi conoscessi ad una, perché siete tante, sempre le solite, il vostro nome lo trovo sempre e quindi vi ringrazio per essere sempre presenti. Volevo ringraziare tutte le persone che sono anni che mi hanno detto che mi seguono e che non hanno mai commentato, ma sotto quel video hanno avuto un dolce pensiero per me. E quindi si sono così decise, tra virgolette, a scrivermi. Io vi ringrazio dal profondo del cuore. E poi voglio ringraziare tutte le ragazze, perché sono tantissime le ragazze che mi seguono e ne ho anche la prova, perché quando vado in giro tantissime ragazze mi fermano e mi dicono: "Sai, Katia, io ti seguo insieme a mia mamma", e mi fa un immenso piacere, perché se mi seguono anche le ragazze vuol dire che qualcosa di bello anche loro trovano nel mio canale. E voglio salutare in particolare una ragazza di 31 anni, adesso non ricordo il suo nome perché siete in tantissime, che mi ha scritto appunto che le è mancato il papà e che la mamma lavora lei e quindi sa cosa vuol dire rimanere da soli. E quindi io le mando un enorme bacio e grazie, comunque grazie a tutte, ad ognuna di voi per avermi scritto queste parole di conforto che, vi assicuro, mi sono servite tantissimo, perché mi sono resa conto comunque di non essere circondata solo da persone cattive, ma cattive veramente. Adesso, senza tener conto di quelle di YouTube, che vabbè, io quelle cancello e boh, e si sa che ci sono, ma sto parlando proprio della vita reale. E quindi, cioè, mi ha fatto piacere perché comunque sono circondata da molte più persone positive rispetto a quelle. E quindi questa cosa mi ha aiutato tantissimo e per questo che ho voluto pubblicare a tutti i costi il video questa settimana, per ringraziarvi. E quindi niente ragazze, non tornerò più sull'argomento. Tante hanno capito, addirittura mi hanno detto che non è il caso, che comunque io racconto tutto quanto sulla casa, e quindi questa cosa mi ha fatto capire che mi seguono non per vedere per forza l'andamento della casa, ma proprio per me, per il piacere di stare insieme, ecco. E mi ha fatto un immenso piacere, grazie di cuore. Comunque, io continuerò anche a farvi vedere, magari non tutto, ma qualcosa della casa, voglio farvela vedere, perché è giusto così, perché voi siete in tante e ho pensato a voi. Più che pensare agli altri, è giusto che io penso a voi. Quindi, non in questo video, che magari oggi sarà un video un po' fatto così di fretta, ma nel prossimo video vi racconterò le belle notizie che seguiranno per quanto riguarda l'andamento della casa. Allora, adesso dovrò cambiarmi ovviamente. Questa mattina me la sono presa comoda, ho preferito fare colazione a casa. Tra l'altro, pensavo che questa mattina venisse anche Desiree, però non è riuscita poi perché con Angelica. Adesso sta dormendo ancora Angelica, quindi aspettiamo un attimino. Infatti, adesso andrò a prenderle, faremo un giretto. Tra l'altro, questa settimana è stata una settimana che non vi dico, ho portato i miei genitori a fare tutte le varie visite di controllo che comunque loro fanno sempre, e ogni anno di routine più che altro, e quindi oggi è l'unico giorno che ho avuto di tranquillità. Per cui ho detto ad Esi, visto che l'ho sentita stanca, poverina che lei, perché o sta a casa e lavora, è solo che con Angelica oramai è difficilissimo. Quindi gli ho detto questa mattina: "Preparati che vi vengo a prendere, faremo un giro, poi magari verrà qua, così poi io terrò Angelica e lei potrà andare avanti, perché ha un bel po' di lavoro arretrato da finire." Tra l'altro, Angelica è una monella, ragazze, che non vi dico. Infatti io l'ho soprannominata il diavoletto della Tasmania, perché alza le sopracciglia, la faccina cattiva, e non vi dico cosa combina. Lunedì, pensate, siamo andate a prenderla. Io e mio marito, c'era anche Jessica, e l'abbiamo portata con noi perché sapevamo che Daisy, poverina, era esausta, e quindi l'abbiamo portata a fare un giro. Siamo stati da Teddy e pensate che c'era già tutto il reparto natalizio allestito, e quindi non vi dico, quando siamo entrati dentro lei ha sgranato i suoi occhioni e guardava tutto, non si perdeva niente. E tant'è vero che poi c'era una paperetta di plastica. E siccome lei tende a mettere tutto in bocca, ho detto: "Ma magari gli prendo questa, visto che
era di plastica, di gomma, non di plastica, di gomma, però lei proprio l'ha snobbata proprio da subito. Poi niente, mentre giravamo tra gli scaffali, ha arraffato il cavallino, l'unicorno, e ragazze, credetemi che mentre io camminavo, lei era abbracciata a questo pupazzetto, non l'ha lasciato un attimo, e quindi poi gliel'abbiamo preso. Solo che c'era questo peluche, però vabbè, lei si ciucciava ogni tanto un po' il cornetto e vabbè, purtroppo tende a mettere tutto in bocca, ma è normale. Quindi niente ragazze, adesso andrò a prendere Daisy, faremo un giro. Adesso io dico che vi porterò con noi, però avendo Angelica non sarà semplice registrare, ma faremo un giro da Maison perché è tanto tempo che Daisy non va. Tra l'altro voglio passare anche da casa perché devo prendere alcune cose, se le trovo, ma mi sa di no. Tra l'altro sono già passata settimana scorsa. E non vi ho fatto vedere quello che ho comprato, giusto due cosine, perché sapete che io ho fatto decluttering, ho fatto un bel decluttering, avevo delle tazze tutte sfasate, una di un modo, una di un'altra, le ho messe in un bel cestino, ho messo tanti tovaglioli colorati autunnali e poi le ho portate alla mia zia, lei vive da sola. E non vi dico l'immenso piacere che le ha fatto, perché lei ha delle tazze molto datate. E quando le ha viste le sono piaciute tantissimo e quindi erano praticamente nuove, alcune erano anche di IKEA e siccome ne avevo una di un modo, una di un'altra, ho detto vabbè, faccio che toglierle e infatti gliele ho portate e poi sono rimasta senza perché comunque non ho portato un granché qua di tazze, ne ho due o tre, cioè quelle che ho che sono tutte uguali, sono quelle che ho comprato l'anno scorso, però non ne ho tante. Quindi ho comprato, adesso ve le faccio vedere, ho comprato da casa queste che avete visto prima nella colazione, sono bellissime, autunnali, mi sono piaciute proprio per questo. Tra l'altro da Teddy cercavo un runner autunnale e ragazze, non vi dico, a parte che non c'era nulla autunnale, c'erano sì qualche foglia, le lucine così, ma zucche belle come quelle dell'anno scorso, neanche una, non ce n'erano. Tra l'altro io stavo cercando appunto il runner, ho trovato questo qui, ho detto ma magari a quadrettini lo adatto, invece quando sono venuta a casa mi sono resa conto che era natalizio perché c'erano le renne e quindi niente. Tra l'altro è grigio e va bene con questa tovaglia qui che avevo preso da casa l'anno scorso, no l'anno scorso, cosa dico l'anno scorso, un bel po' di anni fa. Ed è bellissima questa tovaglia, io la uso proprio così, a volte ci mangiamo sopra, si sporca di olio, di sugo e di tutto e di più, la metto in lavatrice con un lavaggio a 60 gradi e ragazze va via tutto, tutto quanto, infatti non resta alcuna macchia, anche solo di olio, niente, diventa praticamente come nuova e l'avevo presa appunto da casa. Infatti sto cercando, sono alla ricerca di qualche tovaglia perché sapete questo tavolo qui è orribile, è un tavolo anni 70, io cerco di tenerlo coperto il più possibile perché è veramente orribile, però vi dico che da Maison avevo trovato una bella tovaglia, costava cara, perché adesso i prezzi ragazzi, mamma mia, per comprare veramente costava 69 euro, ma il problema era cioè le misure, perché questo tavolo è un po' particolare, è molto grande, è quadrato però è molto ampio, quindi è difficile trovare una tovaglia attuale che vada bene su questo tavolo, quindi ho preferito evitare, tanto per il tempo che dobbiamo stare qui mi accontenterò di quello che ho, alla fine va bene così. Poi appunto, allora da Teddy ho preso soltanto questo runner, allora da Teddy ho preso anche queste lucine qui a forma di foglia. Queste qui a forma di zucchetta, non lo so, e quindi sono LED, sono quelle che io ho messo già sulla cucina, ne ho prese qualcuna in più, tanto poi le utilizzerò anche l'anno prossimo. E niente, ho preso poi questi contenitori per fare le tortine, i plum cake, così sono dorati con le stelline dentro, sono molto carini, questi li ho pagati 2,50 euro, le lucine anche sui 5-6 euro, niente di che. E poi cercavo appunto il runner, ma non l'ho trovato da Teddy, quindi ho preso queste tovagliette qui da casa.
adesso non vi so dire il prezzo, adesso poi dopo vado a vedere, ma difficilmente, perché io gli scontrini proprio non andiamo d'accordo, li perdo continuamente. E comunque questo colore qua è un po' più autunnale rispetto al grigio e ne ho prese due. Pensavo, allora vi dico, pensavo fosse un runner, perché lì c'era esposto il runner, ma quando le ho aperte poi invece erano tovagliette. Quindi adesso dovrò prenderne almeno altre due perlomeno, perché altrimenti poi quando faccio il tavolo, cioè siamo sempre lì, non ho mai le cose uguali e non mi piace questa cosa. Quindi o prendo il runner o prendo altre due tovagliette. E poi ho preso queste tazze qui, che sono quelle che avete visto prima, che costavano 4 euro e qualcosa, e ovviamente c'era poi un altro bigliettino sopra che erano appunto aumentate di 5 euro. Cioè la settimana prima le ho viste a 4 euro e poi le ho prese la settimana dopo che costavano 5 euro. 5 euro qualcosa. Comunque, sono bellissime, mi piacciono, guardate il colore. E di queste ne ho prese 3 appunto. E quindi niente, non ho comprato nient'altro, ragazze. Allora, adesso vado a cambiarmi, vado a prendere Desiree e la piccolina, sperando che stia un po' tranquilla oggi, perché non vi dico. Tra l'altro ha questa abitudine adesso di strillare in modo incredibile. Infatti, guardate, ieri erano qua, ieri sera lei ha iniziato con questi gridolini assordanti. Pensate che è arrivato Omar, ha parcheggiato in fondo alla via e la sentiva gridare. Ho detto ok, questa volta ci arriverà la lettera di sfratto di sicuro. Comunque ragazzi, adesso vado a vestirmi e vado a prendere la piccolina e noi ci vediamo dopo. Ah, ecco, volevo anche dirvi, per quanto riguarda il ciambellone che ho fatto, ragazze, provatelo, perché è qualcosa di veramente unico, buonissimo, veramente buono. Poi a parte che io adoro la zucca e quindi adesso è il mio periodo preferito. Qualsiasi cosa farò ovviamente sarà sempre tutto a base di zucca. Tra l'altro l'anno scorso avevo fatto dei panini, guardate che erano la fine del mondo, quest'anno voglio rifarli. E poi adesso inizierò con le mie vellutate e non vedo l'ora, ragazze. Il tempo è veramente, cioè oramai penso sia arrivato l'autunno qui, almeno qui a Torino, perché in tanti mi hanno scritto che in Sicilia, in altri posti c'è ancora il sole, addirittura ci sono posti in cui fanno il bagno, però qui invece fa freddino. Si sta un po' bene verso mezzogiorno, così l'una, e verso le 17, le 18 comincia di nuovo a fare fresco, al mattino fa freddissimo. Quindi va bene, a me piace, sono felicissima, dopo tutto il caldo che abbiamo patito qui va benissimo così. Ci vediamo dopo. Vedo che sei sommerso da tutti i giochini. E tu con cosa giochi? Col bicchiere di carta. Regalo bambina urlante. Regalo, ve la spedisco a spedizione a un mio carico. Me la prendo io. Guarda che monella. Guarda, ma cos'è questo? Un nuovo gioco? È la rubata nonnalina. Ah, ok. La prossima volta io ritornerò con questo. Tieni. Pensa a te. Con tutti questi giochi bellissimi, tu giochi col bicchiere? Sì. Si vede che monella. Ciao. Ferite.
Che faccina un po'. Rieccomi, siamo appena rientrate. Tra l'altro Daisy è andata a casa a prendere il semolino ad Angelica, che mentre venivo su per le scale ha dato il meglio di sé. Infatti piangeva, strillava, ha fatto di tutto e di più perché comunque era stanca. Quando andiamo in giro per negozi, lei è talmente curiosa che sta lì a osservare tutto e poi ovviamente è crollata, era proprio stanca, ma tanto non dormirà più di un quarto d'ora. Adesso non guardate l'abbinamento di colori con cui sono vestita, perché lei piangeva talmente tanto che poi ho aperto l'armadio, ho preso la prima cosa che ho trovato e l'ho messa, va bene? Comunque adesso mi metto a preparare il brodino, così quando arriverà Daisy sicuramente, tanto Angelica sarà già sveglia perché dorme veramente poco. Comunque ragazze, io termino qui il video, anche perché oggi pomeriggio Desiree dovrà finire tutto il lavoro arretrato che ha, e ovviamente io mi occuperò della piccolina e non avrò più tempo di registrare nulla. Spero magari di riuscire a registrare un video magari domenica o sabato, vediamo, visto che dà brutto tempo, ovviamente se pioverà non usciremo, e magari stando a casa riuscirò a registrare con un po' più di calma, così poi vi racconterò anche delle ultime novità della casa. Ok ragazze, io vi ringrazio, vi mando un mega bacione e soprattutto voglio ringraziarvi, perché non è mai abbastanza, per tutti i vostri bellissimi commenti pieni di affetto che sempre mi lasciate. E comunque sappiate, e lo dico sempre, che se anche non rispondo ai vostri commenti, perché comunque adesso è ancora peggio di prima, io comunque li leggo sempre e li apprezzo tantissimo veramente. Cioè è già sveglia. Non piange, ma sta parlottando. Quindi niente ragazze, io vi saluto, ci vediamo molto presto in un nuovo video, con un po' più di calma, spero. Ciao a tutte. Guarda che faccino monello, che faccino monello, eh? E io lo so perché sti belli. Ehi, non si fa. Brava. Brava Monella. Ma allora guardate, vi faccio vedere grosso modo quello che ho comprato, una cosa molto veloce. Ho preso un pacco di tortiglioni, questa mozzarella, della farina, vabbè, le batterie perché le ho finite. Poi questo latte che è parzialmente scremato. Tra l'altro mi sono dimenticata l'insalata e sono passata dalla mia mamma, me l'ha data lei, guardate, me l'ha lavata, me l'ha tagliata. Qui c'è una ranocchietta stanozzante. Angelica! Poi il salame, questo formaggio qui che è il primo sale ed è buonissimo, questo piace anche a Daisy. Poi ho preso una scatola di fagioli perché Jessica li mangia in insalata. Poi Angelica! Allora, vuoi fare un po' di silenzio? Eh? Vuoi fare un po' di silenzio, Monella? Dopo ti prendo in braccio. Dopo. Dopo, Monella. Ok, allora, ritornando velocemente a noi, ho preso poi questa cioccolata fondente al 74%, sempre per la loro dieta, le uova. Ho preso poi questi mini burger con ceci e avena e sono buonissimi, piacciono anche a me. Infatti ne ho presi 3 pacchi. E poi qua ci sono altre uova, vabbè, i sacchi per l'immondizia. E ho preso anche una zucca. Ovviamente adesso
è l'ora delle zucche, quindi io non farò altro che sfornare continuamente piatti con più zucca possibile. Ok, qui c'è sempre della cioccolata, niente, tutto qui, quello che ho preso. Adesso vado a sistemare tutto e poi vado a prendere la monella, che ovviamente non mi dà tregua. Angelica, cos'hai rubato? Il salame? Hai rubato il salame? No, in bocca, no in bocca, dai, dammi, che lo mettiamo in frigo, su, grazie, no monella. No, sei piccolina ancora, vuoi un panino col salame? Che stai facendo con le mie lucine? No, non le mettere in bocca, piano. Mi sa che non dureranno a lungo.